Bella raga. Bella. Sei parcheggione? Ok, insomma, perfetto, la vengo zio. Bella raga, oggi siamo qui a Pescegallo, provincia di Sondrio, e adesso arrivo a Samalzini a prendermi, però poi vi racconto meglio, vi spiegherò perché continuo a vloggare nel 2022. Eccolo. Buongiorno. Tutto bene? Permesso. Yo. Io finalmente conosco Elio. È qui che si fa un po' di rock. Si fa rock di bello. Com'è? Raga, vi dà fastidio se vlogo. Vlogga tutto. Qua diventerà la casa in montagna più famosa di YouTube Italia. Esatto. Magari. Pian piano vi introduco tutti e tutto. Intanto sono arrivato che stanno finendo una demo. Vegana, abbiamo qua un vegano che ha convertito tutti. E giustamente qua siamo in mezzo al nulla, non è che c'è l'ipercop, siamo nelle mani del veganesimo. Adesso mi fanno sentire una loro demo, però per rispetto alla privacy della band non ve la spoilero. Alza, 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 alza. Faccelo sentire. Sto male. Allora ragazzi, questo è il tonno Vuna, tonno vegano, V di Vuna. Adesso... Oh, sa di tonno però. Test assaggio tonno Vuna. Sa di tonno con dell'aglio dentro. Può darci, può darci. A me piace la menandola. Secondo me è figo. Perché la cosa che farei io è questa. Io sono forse l'unica persona che viene in montagna e non porta la felpa. Me ne presti una. Vuoi Thrasher? Nike SB? Che tipo di skater vuoi essere? Nike SB, voglio essere Nigel Houston. Sponsorizzato. Sì. Intanto che i bros finiscono un pezzo e Samuel cucina, vi dico raga, il primo motivo per cui mi piace vloggare da morire è che mi tengo allenato a filmare, che si sa che il modo migliore per migliorare e fare qualcosa è continuare a farlo. Quindi almeno vloggando mi sento un po' obbligato a filmare e a migliorare. E anche se a volte non ho voglia di vloggare o inizio, poi mi passa la voglia, so che se continuo, poi quando sto montando il video che esce fuori mi piace un sacco, cerco di vloggare e di andare avanti. E magari anche se non mi sento ispirato ma inizio a filmare, poi l'ispirazione parte, quindi vloggare spacca. L'ultimo era quello che non so il titolo, però sai che era quello dopo? Quello dopo è troppo pop punk per me. Io non so le doppie. Tonno. Lo dico a caso. Buon appetito. Buon appetito. Grazie bro. Sono qui con i ragazzi che stanno uscendo di casa dopo 3 giorni e vedono la luce del sole. Andiamo a fare un girettino. Però se sono hypato, qui è l'hype.
nostri emo kids vedono la luce del sole dopo 3 giorni di scrittura. Ci stiamo addentrando nel bosco, ci porterà in un laghetto figo. Lo sapete che sono più fan della montagna che del mare. E quando arriviamo lì nel lago vi racconto un altro motivo per cui vlogo ancora. Raga, uno degli altri motivi per cui vlogo ancora, perché oltre che tenermi in allenamento con i videomaking, sono dei video che non richiedono editing troppo esagerati, no? Basta quanto per avere un bel ricordo di questa giornata, quindi è un bel modo per allenarmi perché non ci metto neanche troppo tempo a montare questi video, quindi è una situa che fa comodo. E poi è anche una scusa per avere sempre la cam con me, quindi qualsiasi cosa che mi succeda ho la camera e pronta per filmare delle robe che magari non mi sarei aspettato, come trovarmi qua il canestro che secondo me è strafigo, è pazzesco. L'ho portato giù da Amsterdam, l'ho messo nel culo con l'erba e stasera facciamo un risottino. Risottino allucinogeno. Tranquilli raga, qua microdosiamo, non preoccupatevi. Dai Zini! Trovato 2 tappeti elastici. Facciamo 2 salti per allenarci al Venezia al core. Guardalo! Hype! Guardalo! Questo c'era, eh! Merenda con la Nutella vegana. Da paura. Zini opita per i biscotti. Guarda come la spalma. Ok. Ah, il panino. Se ve lo stesse chiedendo, sì, anch'io sono a petto. Ok raga, sono quasi le 8 di sera, lascio i miei bros che continuano a scrivere i loro pezzi, tornerò nella bella e ridente Soncino e lì concludiamo il video. E niente raga, rieccoci qui per tirare un po' le somme del perché faccio vlog ancora in questi anni difficili per i content creator, soprattutto qua su YouTube, è che mi divertono, sono troppo belli. Puoi riguardare a distanza di mesi, anni, dei video, dei vecchi vlog che avevo fatto, mi fa venire la nostalgia e mi fanno scendere la lacrimuccia riguardo il passato. Ed è un sentimento comune anche in altri youtubers che aprono secondi canali e fanno dei vlog, che anche se sanno che performeranno meno del solito, vogliono staccare un po' dalla loro routine con questi vlog in cui sono più chill, più divertenti, più liberi. E io, alternando il mio lavoro normale a questi vlog, riesco un po' a staccare e a fare qualcosa per me, che secondo me è fondamentale. Fatemi sapere se anche voi vlogate, vi piacerebbe vlogare qua nei commenti. Il motivo principale per cui vlogo è per il vostro like e la vostra iscrizione qua sotto al canale, perché se vi è piaciuto il video arriveranno molti altri e per non perdervi nessuno dei nuovi contenuti, raga, attivate anche la campanellina, più di così non so come dirvelo. Non è che dobbiamo arrivare a 2k. Io sono Elio Gomez, questi erano i miei bros Ultra Saturated, nuova band che presto rilascerà pezzi post-punk. Li ringrazio per avermi invitato in giornata con loro in montagna, è stato fighissimo. Intanto ci vediamo nel prossimo video, bella.